Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in negozio. Eccoci qua all'interno del negozio, come ogni tanto capita, no? Saltuariamente, come si suol dire, per fare una puntata dedicata alle domande e alle risposte e a vedere gli orologi che ci chiedete. Come si fa a partecipare? Quando io faccio una storia su Instagram, apro la possibilità di fare le domande. È lì che dovete fare le domande. C'è un link al quale poi ricevo le domande. Faccio una piccola sgrossatura perché avrò ricevuto 170-180 domande. Il buon Giacomo non resiste, capito? No, più che il buon Giacomo fisico. Non resiste, è proprio il buon Piero che non riesce nemmeno a leggere. Già fatica a leggerne 10. Come facciamo a fargli leggere 170? Domande sono tante oggi. Va bene, te impegnati, dai il tuo meglio. Però tutte le domande che ti hanno fatto ci sarà l'80% che dicono grande abbraccio all'amico Piero. Sì, probabilmente siete che stai aggiungendo queste frasi qua. Gelosone. Quando vedete che qualcuno saluta Piero, è lui che autonomamente aggiunge la frase in calce alla domanda. Funziona così. Quella scritta appena. Sì. Iniziamo, vai Piero. Gregorio, ciao a tutti. Si potrebbero vedere i nuovi login Fassi Lunari? Grazie e continuate così, siete fantastici. Oh, eccolo qua. Comunque abbiamo già fatti vedere anche recentemente. Sono i Longin Heritage Flagship, con le fasi luna. C'è bianco e c'è blu, a seconda del gusto che ti piace di più. Pitipom, pitipom. E che fa anche rima. A me, sinceramente, guarda, devo dire la verità, non lo so, forse quello bianco piace, quello chiaro mi piace di più, Sì, perché è opaco anche. Tra l'altro, secondo me, è stato anche ringiovanito grazie al grigio del cinturino, invece dei classici marroni, e poi hanno questo giro, invece di usare gli indici dorati, hanno usato gli indici argentati. Secondo me è un orologio, pur essendo un classico, sì, che viene forse da linee di altri tempi, però molto ringiovanito. Bello, ecco. Speriamo di aver fatto contento. Poi il bianco, come dicevi te l'altra volta, il quadrantino delle fasi luna risalta di più, quindi sì, è un pochino più carino. Sì. Dai. Marco, in che modo verificate la precisione di un orologio? Consigliate l'acquisto di un crono comparatore? Allora, il crono comparatore è un po', cioè, è uno strumento dedicato ai tecnici, ora nessuno vieta di comprarlo, no? Va di moda adesso, tutti lo comprano su Amazon, però è uno strumento per tecnici, bisogna saperlo anche interpretare, come se io dicessi mi compro uno stetoscopio per auscultare, che si dice auscultare, la schiena di Piero, no? Io l'ausculto, poi dopo però non ci capisco niente, bisogna anche avere le capacità, le competenze per poi... Sì. Sapere cosa. Il crono comparatore serve al tecnico per verificare se l'orologio è in salute o se non è in salute. Se lo scarto giornaliero che segna è più 6, poi non significa che è uguale, identico all'utilizzo quotidiano che farei dell'orologio. Cambia in base alla temperatura, in base alla posizione, cambia. Quindi è uno strumento per tecnici. Giovanni, ciao ragazzi e un abbraccio al mio compaesano Piero. Hai visto? Grande Giovanni. Bravo Giovanni che ha fatto questa domanda. Bravo Giovanni. Volevo chiedere al buon Giacomo cosa gli è piaciuto e non vede l'ora di portare il negozio da Vicenza Oro. Questa è una bella domanda. Bravo Giovanni. Bravo Giovanni. Allora, Vicenza Oro a questo giro, sapete che Vicenza Oro ha due edizioni durante l'anno. La prima era un pochino più folta di marche, la seconda era, diciamo, un richiamo del secondo semestre con meno presenze. Quello che abbiamo trovato a grandi linee sui marchi un pochino più rappresentativi sono quelli che tra l'altro abbiamo già in negozio, che abbiamo potuto apprezzare qualche novità in qua e là nei vari stand. Poi abbiamo fatto un giro in un'orologeria un pochino più indipendente, un pochino più di nicchia, qualcosa è venuto fuori, qualcosa di interessante che tra l'altro anch'io non conoscevo, devo ammettere la mia ignoranza, non si può conoscere tutto sul mercato, però ci ho poggiato l'occhio e sono prodotti carini, tanti tanti brand ora si stanno buttando nella produzione di orologi. Chi ovviamente ci riesce e le interpreta meglio, chi peggio, c'è movimento. Io, se posso invece fare una critica a Vicenza Oro, al sistema, alla fiera, è che è assurdo che il settore orologi venga diviso su due piani, cioè alcuni marchi erano al piano inferiore e altri erano al piano superiore. Secondo me è dispersivo. E poi c'era un grosso bug, non so se ve ne siete accorti,
Per andare al piano di sopra si passava dalla scala esterna dove non c'era nessun controllo di metal detector. Quando siamo saliti non c'era nessun controllo. Sì. E poi dopo però puoi entrare di dentro perché passi da dove c'era Eberhard e vai giù. Sì. E entri dentro. Sì. Quindi puoi entrare e uscire senza nessun controllo. Allora, io il prossimo anno lo volevo fare, non lo possiamo fare più. No, okay. Ci siamo sputtanati, non si può più rubare. Ok. Sì, no, poi tra l'altro i marchi primari erano rappresentati da concessionari privati. Secondo me invece la casa madre dovrebbe intervenire direttamente su una fiera nazionale e rappresentare il marchio direttamente senza appoggiarsi a un concessionario. Oltretutto che i marchi primari hanno capacità economiche da investire in comunicazione molto più grandi rispetto ai piccoli, sicché che vengano meno loro mi fa alquanto strano. Hai ragione. Sì, però qua si torna al discorso che ho sempre fatto anche io, che è anche assurdo farne due all'anno dove devi disperdere. Certo, certo. Ne fai una fatta bene, almeno per gli orologi, no? Per gli orologi sì. Ne apri una, poi se vuoi fare per i gioielli due all'anno ne fai due. Sì, ricordiamo che Vicenza Oro, dal nome si evince, nasce ovviamente come fiera della gioielleria e dell'oreficeria. L'orologeria è un'aggiunta che sta crescendo ora, vediamo come si svilupperà nei prossimi anni. Serve per non far fare tanta distanza a quei commercianti che ovviamente non vanno alle fiere internazionali, questo è un po' il succo. Giuseppe, è possibile vedere indossato in Longines Legend Diver nero maglia Milano da 36? Grazie mille. Oh, da 36, guardiamo quello da 36 come sta sul polsetto. Non lo so, a me mi sembra un pochino piccolo per il mio polso da 19. Vi ricordo che poi in video sembra tutto un po' più grande, perché se lo guardo dal video mi sembra quasi che vada bene, se lo guardo così invece mi sembra di no. No, è proprio. Comunque sta così. Comunque sappiate che fra un pochino uscirà il 39 mm, che metterà d'accordo tutti quelli che non vogliono il 36 e non vogliono il 42. Non chiedete quando uscirà perché non lo sappiamo, perché ho cancellato delle domande in cui chiedevano sta cosa qua e gli rispondiamo qua. Purtroppo è slittato. Slitta. Armando, ciao ragazzi, complimenti per il format, vi seguo sempre con piacere. Un consiglio sia da Davide che dall'amico Giacomo: quale scegliereste come everyday watch tra Longines Spirit, TAG Heuer Carrera ed Eberhard Scintigraph? Grazie mille a tutti, Piero numero 1. Allora, qua abbiamo solamente a disposizione lo Scintigraph e il Longines Spirit qua con il quadrante Champagne per brindare a un incontro. In ogni caso, secondo me, tra i tre, quello da scartare come everyday watch è lo Scintigraph, che è molto molto più sportivo e professionale. Cioè, lo puoi utilizzare anche come orologio a tutti i giorni, ma quelli che riescono a unire l'eleganza e la sportività sono sia lo Spirit che il Carrera, e viaggiano su due prezzi diversi. Sì, perché Longines non lo so, perché costava 2,7, ora ci sarà l'aumento, sicché farà un piccolo step in avanti, e invece per quanto riguarda il Carrera siamo a 300. Insomma, nemmeno tanta differenza, eh? No. Però a quel punto lì devi scegliere te, le caratteristiche tecniche sono simili. Allora, si può dire che Longines è un marchio che per noi italiani è un pochino più di tradizione. Longines, dice Longines. Claudio da Alessandria. Ci fai vedere come starebbe il PRX da 35 mm sul polso? Un saluto da tutti. Allora, eccolo qua, il PRX da 35 mi sta così, eh? È veramente, ha il sapore vintage, ragazzi, io non lo so se comprerei un orologio moderno così piccolo. Sui vintage mi stanno anche bene, ma sugli orologi moderni per me è un po' piccolo, però sta bene, dai. Dipende, secondo me dipende tutto la misura del polso. Io sceglierei un 35 sotto i 18 mm di polso, sopra dai 17,5, 18 a salire, tutta la vita al 40, però. Va bene. Andrea, ciao, disponibile Seiko Alpinist braccialato? Possibile avere una mini recensione live? Eccolo qua, la mini recensione live no, eh. Per la mini recensione live si pagano 10 euro su PayPal e io te la faccio. Però te lo faccio vedere al polso. Eccolo qua, bello assai. Digli qualcosa però, se ti piace, se non ti piace. Allora, questo l'ha già fatta anche sì, la recensione. Sì, mi sa che l'ho già fatta. Allora gli devi dire, guarda, guardare la recensione. Vatti a guardare la recensione, però sono magnanimo e ti faccio vedere come sta il polso.
No, io mi sa che avevo fatto di un altro colore, nero così, nero grigio. Sì, avevamo fatto forse anche una tiratura limitata, se non mi sbaglio. Forse quello glaciale, sì, quello azzurro. Sì, glaciale. Nero, secondo me nero è più bello, io sono per i colori un pochino più sobri, no, così. Anche perché il nero oggi è l'unico braccialato, quello con il quadrante verde porta il cinturino in pelle. Eccolo lì il trucco dove... Poi non è nemmeno un nero profondo, è un nero grigio scuro, antracite, sì, color asfalto. Poi volendo si può comprare il bracciale di quello e metterlo anche sul verde, però diventa un pezzo aggiuntivo. Va bene. L'orologio ve l'abbiamo fatto vedere. Mirko da Civitavecchia. Ciao Davide, Giacomo e amico Piero. È anche io lo saluto. È possibile... Non l'avete fatto confondere. Dove è finito? È possibile... Ricomincio. Mirko da Civitavecchia. Ciao Davide, Giacomo e amico Piero. È possibile un parere su Cuervo Isobrinos Bucedor OZRCGF38 Heritage? Grazie, un abbraccio a Piero. Che ho detto qualcosa? Burseador. Ah, non è Buco d'Oro? No. Bucedor, no. E quell'altro orologio qual era? E il ZRC. C'è una comparazione tra questi due orologi completamente diversi? Sì. Perché è indeciso, e allora prendi Cuervo Sobrinos. Perché? Perché non mi piace il bracciale di questo bracciale qui dello ZRC. O se ne intende anche Piero, eh? Io non me ne intendo, io vado a gusto personale e a me quel bracciale lì non piace. Un bracciale stile vintage? Sì, sicuramente ha il suo motivo per esserci, ma a me non piace. C'è poco da dire, allora, il Bursador è molto più, passatemi il termine che non c'entra niente, ma fashion, è molto più... vestito a festa, pur essendo un orologio tecnico anch'esso, con la sua bellissima ghiera interna che ruota semplicemente premendo il pulsante, allora poi dopo ruota, altrimenti si blocca, ma altrettanto tecnico, se non di più, lo è lo ZRC, con tutti i suoi brevettini, brevettacci che c'ha, dai. Il bracciale elastico, questo qua che dice Piero, è il bracciale elastico, non gli piace perché lui va a gusti, però ha il suo perché. Ora, detto anche che di ZRC ci sono colorazioni anche più fantasiose, che possono essere comparate con l'azzurro come l'ultimo che abbiamo visto alla fiera di Vicenza, che è un color sabbia veramente particolare. Sì. Poi, soprattutto in questa versione qui, che diciamo è quella vintage proprio, si percepisce ancora di più la leggerezza del bracciale, perché è stata fatta nello stile anni 60, sicché di un metallo alleggerito che, se si sente, lo puoi fare forse dalle telecamere, sì, si sente, suona anche un pochino. Nelle versioni più grandi di diametro il bracciale è molto più consistente, sicché perde un po' quell'aspetto lì, se vogliamo usare una parola brutta, economico, ma un economico che è stato voluto, eh? Sì. Non è perché potevano fare tranquillamente un bracciale molto più pesante, ma hanno voluto ricreare proprio l'originale e riproporlo così. Comunque la scelta tra due orologi alla fine la devi fare te, noi te li facciamo vedere, ti diciamo un po' il pro e contro. Il Bursador l'ho fatta mai, la recensione no, quasi quasi dovrei anche farla, sai? Va bene, dai, poi vediamo. Sì, poi tanto il Bursador ne esiste anche una varietà di colori ad oggi abbastanza vasta. Alessandro, buongiorno, volevo chiedere disponibilità e possibilità di vedere insieme Calamai G50, Longines Big High acciaio e Mido Multifort Patrimony Chrono. Allora, di quelli chiesti abbiamo solamente tutti e tre. Ne abbiamo tutti e tre, ma... Il Longines è in titanio invece che essere in acciaio, chiaramente la forma è sempre quella. Ora, quale scegliere tra questi tre? Noi te li facciamo vedere, non ti diciamo quale devi scegliere, sarebbe assurdo, cioè buttarsi. Ho fatto la recensione di sia del Calamai che del Longines, questo è poco ma sicuro. Del Mido non mi ricordo, mi sembra proprio di no. Sono tre orologi tra l'altro anche diversi tra di loro, forse il Longines e il Calamai si assomigliano un pochino di più come genere, sì. Il Mido rimane un orologio un pochino più elegante come struttura e tutto. Allora il Mido è più elegante. Ora lo vedete in questa colorazione cassa dorata, l'altra versione che ha la cassa acciaio, il quadrante scuro, però ecco. Sì, il Mido è un classico, è un cronografo classico dall'aspetto come... quello che facevano neanche negli anni 50 e 60, anche 40. Gli altri due sono leggermente più moderni, soprattutto il Calamai, che è dedicato
all'aviazione, no? È un pilot, c'è la ghiera interna girevole. Abbiamo anche un po' di differenza di dimensioni, perché il più grande di tutti è il Mido, che è un 44. E il Longines sì, è 41. 40, 41, 44. Insomma, al polso ognuno fa una figura diversa, eh? Comunque. Io forse, cioè, se ti dico, vabbè, questo qua in titanio con questo quadrante qua è spettacolare, eh? Esistesse anche in acciaio con questo quadrante, guai. Però, poi alla fine è sempre contenti voi, contenti tutti, scegliete un po' voi, ma cosa devo fare tutto io? Fede 95, cosa ne pensate della collaborazione Swatch per i Black Pain? Semplice trovata di marketing, di marketing al pari di Moonwatch, o potrebbe essere l'inizio di una nuova linea di prodotti in bioceramica che vedrà collaborare la Swatch con tutti i marchi più prestigiosi? La collaborazione con i marchi più prestigiosi no, perché finora è stato fatto un plagio acconsentito, perché comunque sia il Moon Swatch che il Black Panther Swatch è stato fatto perché tutto gioca all'interno del solito gruppo. Allora nessuno denuncia nessuno. Se domattina fai un Cartier o un Rolex per Swatch, parte una denuncia che finisce tra 50 anni. Sicché per tutte le marche più prestigiose no, magari dentro il gruppo è già stato fatto Mega Black Panther, manca Breguet e Glassoot, e sono state fatte tutte. Sì, può darsi che le faranno. Per quanto mi riguarda, se volete un'opinione, è un brutto tributo. È un brutto tributo a un orologio che viene considerato il 50 Phantom, il re degli orologi subacquei. E la versione Swatch, secondo me, non gli rende onore in nessuna delle sue sfaccettature. E di conseguenza, a mio parere, è solo una grande operazione di marketing, come è stata fatta quella del Muswatch, che sicuramente porterà tanti introiti al marchio Swatch. Non so quanto ritorno nel lungo periodo possa avere per i due marchi primari, che sono nello specifico Omega e Black Panther. Io invece la penso leggerissimamente diversamente. Allora, detto che l'operazione per me, come avevo detto per il Moonwatch, è esattamente una pagliacciata, però è come avere il modellino dell'F104 che io ho a casa e ti prendi il modellino del 50 Phantoms e te lo metti nella bacheca, perché poi quello è un giocattolo. Però per conto io penso che soprattutto in questo caso il nome Black Pan tra i giovani, tra quelli che vanno a fare la fila per rivenderlo, non è così conosciuto, e alla lunga entra in testa il nome Black Pan come un nome prestigioso, perché se lo hanno fatto per Omega prima, allora anche Black Pan è prestigioso, no? E a questi ragazzetti qua che sono in giro, che vanno a comprare gli orologi, gli entra in testa questo nome, e magari uno su 100 un giorno, quando si appassionerà agli orologi, si ricorderà che esiste un Black Pan, che è una marca prestigiosa. Dici che hanno fatto così per il gioco? No, loro l'hanno fatto per i soldi, per guadagnare soldi, però l'effetto secondario è che Black Pan come nome salta un po' fuori. Beh, si entra un po' nella psicologia, però la mia paura è che tanti di quelli che comprano poi sia l'Omega che il Black Pan poi possano pensare di avere realmente, no, uno Swatch per, ma realmente quel prodotto lo lì. Pensano. Dico una cosa banale, però non pensate che sia tanto lontano, perché inizialmente c'era il dubbio: da chi andiamo a comprarlo? Dai concessionari Omega? Perché la percezione era di comprare un Omega a basso costo, e non è così, ve l'assicuro. Comprate uno Swatch a tutti gli effetti, con tanto di plastiche e con il nome e l'allusione a un marchio più importante. E diciamo che nel lungo periodo vedremo che cosa. So che qualcuno è già svenuto, perché ha visto lo Swatch per Black Pan 400 euro, poi è andato di corsa a vedere il sito Black Pan, ha trovato orologi da 15-16 mila euro, è svenuto e sono serviti i sali per rianimarlo. Logico, di là si parla di un prodotto di lusso a tutti gli effetti. Riccardo, ciao, siete grandi. È possibile vedere al polso l'Ultra Cron di Longines? Secondo voi faranno una versione con dimensioni più contenute? No, non si sa se lo faranno più piccolo, se lo faranno più grande, se lo faranno con tre quadranti, ma io dico che questo modello qua può andare bene anche per polsi leggermente più piccolo del mio, perché sono orologi che devono apparire presenti al polso per quello che sono. È inutile stare a fare delle versioni piccoline
vintage per tutti i polsi. Se lo volete è fatto così, se non lo volete lo mettete da parte e aspettate che uscirà un altro orologio più simpatico. Mattia, ciao, sto cercando un orologio Total Black con diametro inferiore ai 40 mm, qualche consiglio? Grazie. Allora, Total Black è un po' generico, perché comunque sia che genere vuoi, un genere più tradizionale, più classico, diciamo un dress watch, o preferisci un prodotto più sportivo? Comunque Seiko spesso e volentieri tira fuori un po' di prodotto in tutte le collezioni, ha dei full black, qualcosa abbiamo se non erro anche in promozione nel reparto offerte, sì che, però ecco, da capire bene quale genere ti può interessare. Ne abbiamo tanti in negozio di varie tipologie, soprattutto di vario prezzo. Ma perché ha dato anche il budget? Ha dato? No. Allora i Zin, ci sono anche i Zin. Sono i Zin, esiste qualche tiratura limitata di Edox, tutto nero. E sappiamo che uscirà, l'abbiamo visto tra l'altro insieme a Vicenza, l'Hamilton full black sia da 38 che da 42 su Khaki Field, e quello sarà un bel prodotto. Tra l'altro la base non sarà acciaio ma sarà titanio. Sicché avrete anche un vantaggio a livello di peso. Già oggi su alcune modellerie trovate il full black nelle collezioni Hamilton, addirittura è uscita una collezione intera black and gold con 5 varianti di prodotto diverso all'interno. È vero, il Pan Europe c'è. Se volete, qui ho un bellissimo Zenith Skyline full ceramica, è un full black anche questo. Poi logicamente parliamo di altri prezzi. Oh, chiedeva sotto i 40. Vabbè, è 41 lo Skyline, sicché ci siamo. Vincenzo Cica. So che Hamilton è una realtà affermata soprattutto in Italia piuttosto che nel resto d'Europa. Questo perché siamo più suscettibili al marketing aziendale oppure perché offrono davvero prodotti di qualità e prezzi accessibili? Grazie ragazzi, siete davvero un bel trio. Scusate, era una domanda. Era una domanda. La rifaccio. So che Hamilton è una realtà affermata soprattutto in Italia piuttosto che nel resto d'Europa. Questo perché siamo più suscettibili al marketing aziendale oppure perché offrono davvero prodotti di qualità e prezzi accessibili? Grazie ragazzi, siete davvero un bel trio. L'ho letta bene. Io faccio l'intro e poi dopo lo dice lui. A me sembrava di aver capito che Hamilton, l'Italia per Hamilton è il terzo mercato più importante del mondo, dopo Stati Uniti e Giappone, o sì. Forse Stati Uniti e Giappone, qui è il terzo, quindi vuol dire che glieli compriamo tantissimo. Il perché dipende anche dal gusto, dallo stile. Per esempio, io per tanto tempo Hamilton è stata l'unica casa, quando ancora le altre facevano orologi da 44 mm, che proponeva gli orologi da 38, il Khaki Field da 38, il meccanico da 38, mentre gli altri facevano sempre gli orologi grandi. Quello vuol dire, e poi avevano i prezzi concorrenziali. Adesso sono sempre concorrenziali rispetto al resto che aumenta tutto, però non sono più così accessibili come un orologio low cost. Sì. Però hanno sempre il loro perché. Sì, allora vale anche un pochino quello che lui ha premesso, cioè dipende anche nel corso degli anni. Ormai Hamilton è presente sui nostri mercati da veramente tanti tanti anni, si parla ormai di quasi 30 anni penso, 30 forse no, ma 25 tutti. Logico che se qui sono state fatte politiche di marketing migliori rispetto ad altre nazioni e altri paesi, poi nel corso degli anni l'orologio è stato recepito e assimilato diversamente. Questo è un po' quanto. Paolo, ciao Davide, Giacomo e ovviamente ciao Piero. Vorrei vedere come sta al polso di Davide, perché di Davide abbiamo lo stesso polso, lo Yema Superman dato quadrante bianco. Io ho un polso da 17,5. Va bene, te lo facciamo. C'è da 19 però. Sì. E è la stessa cosa, 19, 18,5. E allora perché non lo posso provare io? Perché te sei impegnato a leggere, devi portati avanti. Va bene. Oh, un signor orologino bianco. Ora, perché hai scelto il quadrante bianco, che è quello che mi fa tribolare di più durante le riprese. C'è un po' però ha il suo perché.
Questo qua incassa il calibro Sellita SV200, quindi è quello che costa 1249 euro, 1250. Eccolo qua, sul posto 19 sta così. Spero di aver esaudito la tua domanda. Simone di Pistoia, vorrei vedere un cronografo Zenith al Primero e conoscere sommariamente le referenze attualmente disponibili. Grazie e siete grandi. Ah, quelle disponibili te lo devi, sei te che devi dirlo. Un cronografo? Zenith al Primero. Basta. Allora, per dire la verità, la famiglia si chiama Chronomaster. Poi la Chronomaster è divisa in tre versioni principali. La Chronomaster Revival, che è quella più piccola, da 37 mm, con la cassa un pochino più squadrata e il bracciale, per intenderci, forato, quello alleggerito. Poi abbiamo l'Original, che è questa che sta provando Davide, che anche questa è una cassa che è il rifacimento di quella del 69, sicché è una cassa abbastanza piatta sopra. E a differenza ovviamente del Revival, questo monta già la nuova versione di Primero come meccanica. 3600, quello che viaggia al decimo di secondo. Bravo. E poi dopo abbiamo quello più sportivo di tutti, da lì il nome Chronomaster Sport, lo riconoscete perché oltre ad essere un pochino più grande ha la lunetta in ceramica sopra. Queste sono le tre versioni. Magari intendeva dire quali è disponibile, cioè basta ordinarle, arrivano adesso. Allora, tanti le abbiamo quasi tutti disponibili, magari può mancare una variazione di colore, però magari chiediamo in casa madre e le facciamo arrivare. Per quanto riguarda, cambiano ovviamente un pochino i prezzi, perché cambia ovviamente la qualità di prodotto da uno all'altro, sia estetica che di meccanica. E le colorazioni solitamente sono sempre due per versione. Ricordiamo che sulla Revival esiste il Panda e la versione tabacco, e su questo qui c'è questo nero un po' stile, chiamiamolo Panda o Reverse Panda, sì, sì, Reverse Panda. E poi esiste la versione del 69, col colorante del 69, che ha i contatori colorati, mentre per quanto riguarda lo Sport sono due: un quadrante bianco e un quadrante nero con i contatori ovviamente colorati. E non si può dire che uscirà una nuova versione di questo? Non si può dire che uscirà, sì, si può dire. Allora, questa versione qui era già stata presentata, quella nuova, dove sullo sfondo nero mettevano i contatori colorati, un po' come ha il quadrante dello Sport. Io sinceramente preferisco questa versione a livello cromatico, perché il colore sul nero fa un po', secondo me, un po' di confusione. Però fatto sta che ad oggi non è ancora arrivata quella nuova. Arriverà. Ugo Lamalfa da Rimini. Confermo quanto detto in un video precedente dal titolare del negozio Seiko Astron. È al momento uno degli orologi più belli e interessanti in circolazione. Si può vedere indossato? Grazie. Eccolo qua, Seiko Astron. Questo qua è anche radiocontrollato, questo? Sì. GPS. È un radiocontrollato, però a differenza... No, GPS è questo. È GPS, sì, perché invece di usare il ponte radio, quello che è a Francoforte, usa il GPS, che è praticamente satellitare, bravo. Solare, satellitare, tre contatori, c'è anche una serie di allarmi, non mi ricordo bene quali, c'è anche la sveglia, È un prodotto molto, molto tecnico, molto all'avanguardia. Secondo me esteticamente è bellissimo, l'ho detto anche l'altra volta, peccato che non monta una meccanica, sicuramente ne venderemo molti di più. Però ecco, l'Astron è sempre stato una pietra miliare di tutta la famiglia Seiko. Va bene, dai, poi c'è anche quello nero, non so se questo qua... Nero, grigio. Grigio, non so se questo qua violetto lì o questo qua grigio, c'è anche quello con i contatori a contrasto, che magari è un pochino più... Sì, se non fa un pochino più presa. Fa più presa sulle persone, sull'appassionato che vede il Panda. Sì, però è anche vero che poi il Panda è già un po' visto e rivisto, sì, ormai lo usano tutti. Io sono assuefatto dall'orologeria, sicché cerco sempre cose più particolari. Yes. Maurizio, ciao ragazzi, sarebbe possibile una prova al polso dell'Orse Cervo volante da 38 mm, possibilmente con quadrante grigio, grazie mille. È questo qua, eh? Bello. Perché si chiama Cervo volante, Piero? Perché gli hanno messo le ali al cervo. No, Eccolo qua. Si chiama cervo volante per via del cinturino, no?
Allora, l'Acerbo Volante è l'azienda che produce quel tipo di cinturini che sono in cervo. L'Acerbo Volante è un'azienda che è specializzata nella produzione e nella lavorazione di pelle di cervo, però di recupero. Cioè non va a prendere la prima scelta, ma tutti gli scarti che vengono fatti dalla lavorazione della pelle di cervo, loro le recuperano, e per non buttare via materia che comunque sia deriva dall'animale che è già stato ucciso ovviamente per fare questo tipo di prodotto, loro lo recuperano. La particolarità è che la pelle di recupero non è perfetta, le aziende che usano il pellame la scartano perché magari ci sono delle cicatrici, delle impunture sopra, magari perché l'animale durante la sua vita ha lottato con altri animali o si è fatto male, e loro la recuperano e dà un pochino più di vita al prodotto il fatto di non essere perfetta. Va bene. È una bellissima cosa questa, però non capisco che c'entra volante, la parola volante. Perché l'azienda si chiama così, Cervo Volante, perché il simbolo è il cervo volante, che è quell'animaletto, è un gioco di parole praticamente, è quell'animaletto cornuto, quel burbiglione, come quel si chiama? Burbiglion. Quel burbiglione. Coleottero. Il coleottero. Cervo volante. Coleottero con le corna. Allora ho capito. Loro, per fare un gioco di parole hanno usato come immagine questo coleottero cornuto. Ora l'ho capita, se non mi dite coleottero, sì. Come faccio a capire? Perché se ma chissà in quanti non avranno capito Wikipedia, no? È coleottero, allora sì, Wikipedia. Vai. Gigi da Cosenza, cosa ne pensate del caso Rolex che ha acquistato Bucherer? Oh, ma... Chi parla? Ma sinceramente quello che io penso che la vastità della minchia che me ne frega. Proprio. Rolex ha comprato questa catena di negozi e quello che succederà succederà, a me non me ne viene niente. Ma cos'è Bucherer? È una catena di negozi 100 in tutto il mondo di lusso che vendevano i Rolex, ma molti sono anche multimarca. Ah, vendevano Rolex però. Ma anche multimarca che vendono anche altre marche, quindi rimarrà per me, rimarrà tale quale, non cambia niente. I soldi invece di andare al signor Bucherer andranno al signor Rolexer. Sì. Sì, allora questa è la parte della visione economica. Io penso che ci sia anche un'altra sfaccettatura. Secondo me i signori Rolex si sono stufati di vedere gestite in maniera un po' relativo il proprio marchio, ovvero voi tutti sapete, voi tutti appassionati, che se andate a un concessionario a chiedere un Rolex, prima vi guardano male e poi vi dicono che l'orologio non c'è o vi dovete mettere in una lista infinita dove ovviamente non vi chiameranno mai, oppure addirittura dovete sottostare a dei ricatti comprando altre tipologie di prodotto per avere il primario. E la Rolex queste dinamiche le conosce benissimo, e siccome loro vendono Rolex non vogliono che i propri clienti siano soggetti a questi ricatti, è iniziata una politica di acquisizione, e spero per i concessionari di no, ma addirittura di chiusure di alcuni punti per ovviamente gestire direttamente le vendite. Questo secondo me in cosa si tradurrà? Ovviamente si parla di anni, una migliore facilità nell'avere il prodotto, cioè voi appassionati potrete rivolgervi a una boutique gestita dalla Rolex e la Rolex non avrà interesse a farvi comprare qualcos'altro o a mettervi in una pseudolista, ma se ha l'orologio ve lo venderà, e se non ha l'orologio comunque sia vi ricontatterà il prima possibile per fare una vendita. Questa è una cosa buona. Per chi ama io la leggo a livello molto positivo per gli appassionati, per gli acquirenti di Rolex. Logico che quando il prodotto si troverà più facilmente, non sarete più costretti ad andare a cercare dai reseller dove il prezzo è lievitato fuor misura, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, un pochino la rivalutazione del prodotto si calmiererà. Però secondo me è meglio che si rivaluti più lentamente, ma che si possa trovare, perché sennò poi diventa solo speculazione. Jus, è possibile vedere lo Zenith il Primero e il Breitling Navitimer 43 al polso? Grazie mille ragazzi, format bellissimo, un saluto a tutti voi. E niente, lo Zenith il Primero te l'abbiamo già fatto vedere, no? Abbiamo guardato prima, mettiamo
Il Breitling Navi Timer, che è uno di quegli orologioni che... È il più bello che ha fatto lo... Dici? Per i miei gusti sì. Che i bracciali Breitling secondo me sono veramente belli, su tutti i suoi prodotti, dalla maglia Milano a questa per arrivare fino alla Rolò, i bracciali di Breitling sono i più belli in commercio. Sta bene. 43 mi sta, ma sei sicuro che è 43? No, questo è 41. Ah, questo è 41, ok. Lui voleva un 43? Sì. Sa che 43 in questo momento non ce l'ho. Vabbè, questo qua è 41. Paraponzi ponzipuno. Si scemo. Allora, sicuramente il 41, che è l'ultima misura che è nata, perché è nata a fine anno scorso, e accontenterà più clientela, si adatterà meglio a tanti polsi. L'unica cosa, è un orologio che ha molte informazioni sul quadrante, sicché bisogna stare attenti perché spiccolendolo troppo si rischia di fare l'effetto affollamento, no? Però ecco, il 41 lo vedete già su un polso a 19, veste molto bene. Sì, io devo dire che apprezzo anche il Navi Timer sullo tempo. Se per molti sarà una bestemmia, un'eresia, ma non è iconico. Piace. Lo so, però mi piace. Christopher, ciao ragazzi, volevo capire se i King Seiko da 37 mm con calibro 6R sono ormai fuori catalogo o se invece sono sempre disponibili. Un saluto, siete grandi, Piero sei il top. Ecco fatto, dai. No, sono sempre disponibili, ora si sono aggiunte delle nuove misure. 38, ovviamente varia un po' il cinturino, se ne parlava anche l'altro giorno, si possono ordinare. L'unica variazione che non è più ordinabile era un quadrante in tiratura limitata con un effetto tipo alveare sul sì. Tono del marroncino. Color miele, sembrava sì, marroncino, miele. Comunque quello lì non sarà più disponibile. Le colorazioni classiche sono sempre ordinabili, tra l'altro sto aspettando un pacco, dovrebbero anche rientrare a breve. Nicolo, ciao, un saluto a tutti e tre. Si potrebbe vedere indossato al polso il Breitling Chronomat solo tempo da 36? Grazie. Allora, eccolo qua, che tra l'altro io te lo faccio vedere, come diceva Rocco Siffredi, proprio per grazia ricevuta, perché ho fatto proprio una recensione sul 36 mm, sul solo tempo da 36, in attesa di quello da 40, che poi alla fine io ho preso il GMT da 40. Sì. Eccolo qua, è simpatico. No, l'orologio è bello, molto bello. L'unico dubbio è ovviamente la misura. 36 è molto piccolo, devi avere un polso non abbondante. È anche vero che le misure, l'orologeria è molto soggettiva, sicché se sei un appassionato delle taglie piccole... Non so, a differenza del PRX, questo qua lo vedo bene, boh, strano. Appena piccolo, forse da 38 sarebbe meglio, dai. Secondo me se fosse un quadrante nero non ti piacerebbe. Dice? Nero non esiste, mi sembra che ci sia il blu, il bianco che poi è un tendente un pochino al silver e poi fanno un silver con l'indice dorato. Vedi, nero non esiste perché? Perché sembrerebbe troppo piccolo. No, perché secondo la filosofia di Breitling questa qua è una collezione da donna. Eh sì. Quello lì. Sì, loro la inseriscono ovviamente nei Lady. La verità è che esiste una versione ancora più piccola, però non automatica, solo al quarzo. Niccolo con 2C. Ciao, un saluto a tutti e tre. Si potrebbe vedere indossato al polso il Breitling Chronomat solo tempo da 36? Grazie. Era questa. Te l'avevo depennato. Aspetta, mi devo ripigliare. È una stanchezza. Francesco. Sarebbe possibile vedere a confronto il Trematic nuovo verde e quello bianco con ghiera lucida? Sono dubbioso sulla leggibilità del quadrante. Grazie in anticipo, un saluto speciale all'amico Piero. Oh, qual è, cosa vuol vedere la differenza? Tra le due colorazioni, ovviamente una ha la lunetta. Una è tungsteno. Tungsteno e una in ceramica. In ceramica è questa, sì. Eccolo qua, il quadrante è particolarmente a carta stropicciata, no? Come si suol dire in tecnicismo. Sì. Carta stropicciata. Uno al cinturino, uno al braccio d'acciaio, uno al cinturino di? Susina. Era mela. Era mela. E ora, ecco, un discorso che volevo fare io, che va bene, no? Viva l'ecologia, ma nel momento in cui noi sappiamo che quelli in pelle vengono presi dagli animali, dalla pelle degli animali che vengono macellati per altro motivo, cioè no, non è che si fa un danno a No, allora, le uniche problematiche sono ovviamente sui cinturini di lusso, quelli che arrivano dagli alligatori,
i lucertola, i coccodrilli. È vero che ci sono delle quote a livello mondiale, tant'è vero che hanno il CITES, cioè vengono importati con la dichiarazione di dove sono stati macellati gli animali, dove sono stati presi, provenienza, è tutto molto controllato. Però ovviamente quelli sono animali che vengono uccisi solo per l'utilizzo della pelle. Il cinturino di vitello, comunque sia, o la stampa cocco, perché alla fine è un cinturino di vitello stampato, viene sì recuperato da animali che sono stati uccisi per altre motivazioni. Sì, comunque no, non l'abbiamo detto perché abbiamo scherzato, ma questo qua è un cinturino in pelle di mela, quindi 100% ecologico, che da un certo punto di vista la si può mettere così, cioè nel senso, per principio non vogliamo utilizzare, anche se sono scarti di animali, quindi Un si orologio utilizza. È un vegano. orologio vegano. Stavo pensando alla stessa cosa, sì. Bravo, vai avanti, Pier. E niente, dai, andiamo a casa. Chi era quello di Alberto. Ciao grandissimi, soprattutto Piero. Arriveranno presto in negozio i nuovi King Secchio da 39 mm. Aspetta, Sì, arriveranno. te mi fai il gestetto, io ti vedo qualcosa Sì, dall'occhio, arriveranno. eh. Non fare gesti. Alberto, ciao grandissimi, soprattutto Piero. Arriveranno presto in negozio i nuovi King Seiko da 39 con movimento 6R55. Grazie, questa non la dico più. No, sai che Ora la tieni, ora la tieni questa. chiudo, quindi. Ora la tieni, e ride, guarda come ride, Vai, rispondi. Sì, arriveranno, le stiamo aspettando. Come dicevo prima, abbiamo un pacco in arrivo di Seiko. Io già spero che siano dentro quello, se no C'è vedremo. mezz'ora di domanda per una risposta. Va bene, aspettiamo una mezz'oretta che Piero si riprenda. Riccardo, è disponibile il nuovo Login Conquest Crono? Sì. Sì che è disponibile. Qua abbiamo tutto, eh. Eccolo qua. Questo qua è la versione reverse panda. Dicevamo prima, no, quali sono le configurazioni di cronografi più accattivanti, quella panda e reverse panda naturalmente sono le più accattivanti, poi che abbiano stufato o meno è tant'è. Eccolo qua. Perché non si capisce perché chiedere la disponibilità, perché probabilmente giungono contingentati, come si suol dire. Allora, sì, essendo una novità, ovviamente devono essere consegnati un po' a tutti i concessionari. Cioè, so che c'è qualche concessionario che non l'ha ancora ricevuti, che ovviamente andranno a copertura del territorio e poi dopo cominceranno a consegnargli quantità. E questa ovviamente è una colorazione, ci sono anche delle varianti che tra l'altro abbiamo già venduto, sicché ecco, l'orologio è molto bello. E non so quale sarà il prezzo dopo l'aumento. Ad oggi era un orologio da 4.000 euro e dopo non so, prenderà qualcosa in più, le 100, Si parlava 150 del euro. 3%. Sì, è un 3% di media, poi a secondo dei modelli qualcosa prende di più, qualcosa prende di meno. Bello, bello assaio. Sì. Cristiano 71. Ciao ragazzi, una per Giacomo. Conosci già quando saranno disponibili i nuovi Eberhard, Scintigraph, Crono e il loro prezzo di listino? Un abbraccio grande. Allora, la produzione è stata quantificata per novembre e poi ci dicono che sicuramente tra consegnargli e tutto andremo ai primi di dicembre come periodo. Molto belli però, interessanti come misura. L'orologio era già bello nella versione tempo, è stata mantenuta la solita misura da 41 però aggiungendo il crono, sicché sarà un cronografo con un'ottima portabilità anche per la curvatura della Molto cassa. bello, sì. Ivano, prima di tutto un saluto affettuoso a tutta l'Allegra Brigata. Volevo chiedere cosa ne pensate del marchio Villervetta e se è in previsione in futuro di poter trovare i loro orologi nella gioielleria del Buon Giacomo. Grazie, è sempre un piacere vedervi insieme. Allora, io li ho visti recentemente proprio perché c'era la rappresentante italiana che non mi ricordo come si chiama. Sara, la Oh. responsabile del marchio per quanto riguarda il territorio italiano, si L'ho chiama Sara. visti, l'ho visti, Sara, brava Sara. E ci sono degli orologi veramente interessanti che io non capisco come non facciano ad avere successo, perlomeno magari ce l'hanno, io non lo so. Però non li vedo spesso in giro, spesso anche nelle collezioni degli utenti, dei follower, non è che vedo Villervetta. Quindi secondo me hanno delle potenzialità veramente ancora da scoprire.
No, intanto salutiamo Sara, la ringraziamo. Sì, è un marchio che stiamo valutando, spero che presto sarà parte ovviamente della nostra offerta per quanto riguarda il negozio. È un marchio che può dare tanto, secondo me, al mondo dell'orologia, proprio come prodotto. Finito, abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito. Facciamo i nostri saluti. Piero, cosa fai? Vuoi salutare da lì oppure... No, vengo qui, vengo qui. E porta tutto, no? Oh, eccoci qua. La puntata è finita, spero vi sia piaciuta, che le risposte siano state esaurienti rispetto alle vostre domande, chiaramente. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, il buon Giacomo, l'amico Piero e io vi salutiamo dalla gioielleria Pasquali Domenici, che ci ha messo a disposizione la location, e vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!